questo video parleremo di condivisione e di come sia importante insegnare ai bambini a condividere ciò che possiedono. Ma come poterlo fare nel modo corretto? La condivisione non è un'abilità innata e naturale, ma è qualcosa che deve essere appreso e insegnato. Per i bambini è un compito difficile poter comprendere cosa significhi dare e avere, soprattutto se sono piccoli, perché non possiedono ancora quegli strumenti per elaborare e capire il significato del tempo cronologico e del linguaggio. Inoltre, tutti i bambini vivono una fase che in psicologia dello sviluppo è chiamata fase egocentrica dello sviluppo, dove tutto ciò che esiste per il bambino è di suo possesso. Allora, imparare a condividere senza dubbio è molto importante, ma è altrettanto importante poterlo trasmettere quando il bambino è pronto e nelle opportune circostanze. Spesso accade invece che gli adulti, nell'impeto della situazione, soprattutto quando sono circondati da altri adulti, finiscono per imporre la condivisione. Non fare l'egoista, fai giocare anche il bambino. Oppure, tu ci puoi giocare sempre, adesso dallo a lei. Oppure ancora, fai giocare anche lui, non vedi che piange? Se a queste frasi i bambini cercano di reagire, l'adulto spesso risponde ancora con più rigidità, senza soffermarsi e offrire delle ragionate spiegazioni. Un atto di condivisione nato dalla costrizione genera solo confusione, risentimento e ribellione. Dunque è molto importante non obbligare a condividere. Ma in realtà è molto più importante poter insegnare ai più piccoli come condividere. E allora, come insegnare ai più piccoli a condividere? Innanzitutto, bisogna chiedere ai bambini, al bambino, se desidera prestare un suo gioco. Se la risposta è un no, dobbiamo accettarlo e dobbiamo rispettarlo. E quando poi ci sarà il momento in cui questo stesso bambino chiederà a un suo compagno di poter utilizzare un suo gioco, allora noi dovremmo essere pronti per poter fargli comprendere i vantaggi della condivisione. Di fronte a un no di un bambino nel condividere un proprio gioco, dobbiamo capire il perché ci dice no questo bambino. Dobbiamo capire se quel gioco ha un significato speciale per lui, o forse non vuole condividerlo perché teme che qualcun altro lo rovini, forse questo risuona ad esperienze passate che ha già vissuto il bambino. Insomma, è importante poter pensare perché il bambino dice no a questa condivisione. Dobbiamo ricordarci come alcuni giochi rappresentano il mondo interno ed interiore del bambino. Sono dei veri e propri pezzi, delle parti simboliche del sé del bambino. Dobbiamo anche ricordare come tutto può essere condiviso e condivisibile, ma nel momento in cui si è concentrati e si sta lavorando su qualcosa, è anche molto importante poter far terminare al bambino la sua attività, perché questo è proprio un motivo di crescita. Per cui, se un compagno chiede di poter utilizzare quel gioco o di fare quell'attività quando un altro bambino ci sta mettendo dell'impegno, è bene in realtà poter far terminare al bambino quello che aveva iniziato. Quando invece un bambino mostra un atteggiamento positivo ed è propenso alla condivisione, allora è bene rinforzare positivamente il suo comportamento. Per ultimo, ma non ultimo, è molto importante poter noi stessi, noi adulti, essere un esempio per i più piccoli, mostrandoci quindi attenti verso i bisogni altrui e praticando noi stessi la condivisione. Thank you.